Possono intervenire anche i sostenitori del sì, se hanno motivi. Chiamo a parlare adesso Franco Mari, di Sinistra Italiana, e candidato per la lista Terra alle regionali. Buonasera. Siccome ho sentito tutte cose di buon senso, e per non ripeterle, provo a parlare quasi, non del tutto, ma apparentemente per paradossi. Perché giustamente chi deve argomentare per il no dice che questa è una riforma che interviene sulla quantità e non interviene sulla qualità. Ebbene, paradossalmente, ma neanche tanto, non è vero. Non è vero, interviene sulla qualità. Perché noi dobbiamo ragionare per come oggi la politica. C'è qualcuno che dice, ma la Iotti pure diceva che si doveva ridurre il Parlamento. Un altro mondo, un'altra qualità della politica. Di cosa ci lamentiamo oggi della politica? Cosa diciamo? Che è un mondo chiuso, nel quale non si riesce ad entrare, no? Che si autoriproduce da solo, che soltanto chi fa parte di determinate cerchie riesce, come dire, ad accedere a certi livelli. Che è incapace di ascoltare i territori, di ascoltare i bisogni, la politica, no? Che è incapace di risolverli perché ha una distanza, la politica, quelli che vanno nelle istituzioni, hanno una crescente incapacità di ascolto e di intervenire e di risolvere i problemi. Questa è l'accusa che si fa. E da questa accusa poi, come per una eterogenesi dei fini, si interviene apparentemente sulla quantità. Non è vero, si interviene anche sulla qualità in questa condizione. In questa condizione si interviene sulla qualità, perché riducendo il numero, e noi lo dobbiamo dire, per come è fatta la politica adesso, per quanto costa, vanno solo i peggiori, lo dobbiamo sapere. C'era una volta la possibilità che un operaio, un infermiere, no, un lavoratore entrava in Parlamento, già adesso non c'è più, ma figuratevi quando si riduce ancora il numero. Sempre per paradossi, ma non c'è neanche la preferenza, quindi decidono giustamente, non sto criticando chi l'ha detto prima di me, i capi partito, ma davvero pensiamo che se ci fosse, guardiamoci in faccia, se ci fossero le preferenze, per quanto costa adesso fare una campagna elettorale, per quello che è oggi la politica, ma chi ci va nelle istituzioni? A bocce ferme, noi votiamo oggi. Non votiamo in un mondo politico ideale che è quello della Iotti o quello che speriamo fra 20, 30, 40 anni ci sarà. Noi guardiamo oggi, domani mattina andiamo a votare per il Parlamento. E noi fra 4 giorni andiamo a votare per la regione, che non è distante, tanto distante dal ragionamento che stiamo facendo, no? Quanto costa una campagna elettorale? Chi la può fare oggi una campagna elettorale per il regionale? Ma lo sappiamo questo, ma i ragazzi che stanno facendo un capolavoro, forse non lo sanno quanto costa. Non lo sanno che è un investimento per la vita, che o già ce l'hai quei soldi là e li vuoi moltiplicare, o comunque non lo so, ti fai i debiti e ci provi. Questo è la politica adesso. È distante per questo motivo. È distante non per l'incapacità, ma per l'impossibilità, anche per i partiti, anche per i migliori, di prendere le distanze da questa condizione. La riduzione del numero dei parlamentari è semplicemente la chiusura di un cerchio. Finisce la storia. Finisce una storia, era la storia della possibilità di tutte le classi sociali di entrare nelle istituzioni, quella è la storia che si cerca di far finire, di tutte le idee, vedo i compagni radicali, di tutte le idee, di tutti i stramaledetti punti di vista, no, quello era. E quando entreranno più quei granelli di sabbia che diceva Pannella, dovevano, no, quando entreranno? In un Parlamento ridotto e poi in un Consiglio Comunale che abbiamo visto e nei consigli provinciali che non ci sono più e nei consigli regionali che si vendono a peso ormai. Questa è la questione. Quindi non è un intervento sulla qualità della politica, delle istituzioni e della cittadinanza. Si abbassa ulteriormente perché probabilmente c'è qualcuno che ha nella testa un modello diverso, che questa è la questione, c'è un modello diverso. Io credo insieme a questi ragazzi qua, invece ho il modello della partecipazione che poi produce rappresentanza, ma rappresentanza senza partecipazione non c'è. Ma prima un ragazzo che a 18, a 20 anni diventava protagonista, partecipava, costruiva,
aveva una possibilità, se lo riteneva poi, no? Anche di andare nelle istituzioni, come è capitato a me, per esempio, a me è capitato. Ma è capitato un secolo fa a questo punto, non è capitato 20 anni fa. È capitato un secolo fa, perché io sono entrato a 30 anni. Ma perché decideva un partito di farti fare quella cosa? E fallo adesso. Già fallo con il consiglio comunale a 32. Fallo, vai in consiglio regionale, non ci entri. E figuriamoci in Parlamento, non ci andrai mai più. Mai più se sei operaio, se sei artigiano, se sei infermiere, se sei maestro elementare. Non ci vai in quel Parlamento là, non ci pensate proprio. La questione è questa, non ci andrai mai più. Ci vai se ti vendi. Che cosa ci vogliono i soldi per andarci? Ci vuole, come diceva il consigliere, ci vuole uno che decide per te. E che interesse c'ha a mandarti là a fare che cosa? Ma che contributo dai al partito dopo se non facci? Io parlo di denaro, una cosa terribile, no? Ma che è diventato, diciamo così, il metro, il paradigma di tutti i ragionamenti. Quindi non è vero che se andiamo a fondo della questione, come dire, la sminiamo addirittura, forse se parliamo soltanto di un intervento sulla quantità con delle quote. No, è un intervento deciso, è una mannaia sulla qualità della politica, sulla possibilità che alcuni ceti possano entrare nelle istituzioni e portare un punto di vista diverso. Questa cosa si riduce drammaticamente.